Lavorando dietro a un computer molto spesso non ci si rende conto di quanto potere di influenza si abbia a livello di dibattito pubblico, e questo semplicemente perché il blogger lavora nella sua cameretta, nella sua casa, spesso non esce neanche di casa perché poi i tempi per lavorare sono molto lunghi, a differenza delle redazioni dei quotidiani dove lavorano decine e decine di persone e quindi si confrontano e hanno uffici dove vengono altre persone dall'esterno, a differenza delle televisioni dove avviene lo stesso. Questo fa sì che si creano a volte dei cortocircuiti per cui tu ti accorgi, sorprendendotene, di come quello che scrivi possa immediatamente venire ripreso. Anche dai grandi giornali, dalle televisioni, mi è accaduto per esempio qualche anno fa di essere al computer nel mio salotto dove lavoravo e di avere postato un articolo, ovviamente di getto come faccio sempre, e neanche vestito solo sulla parte superiore, in mutande per dirla in breve, e avere uno schermo LCD sempre acceso dall'altra parte del salone, dove passavano le news di Sky TG24 e vedere dopo pochi minuti il mio pezzo ripreso in televisione, il giornalista che diceva Messora scrive sul suo blog, e lì ti spaventi perché dici, cioè, c'è qualcosa che non va, cioè io sono a casa seduto in mutande, scrivo qualche cosa e 10 minuti dopo in televisione fanno vedere quello che ho scritto, ma ho un'arma tra le mani, una bomba che potrebbe, se io mi sveglio male e scrivo una cosa che in quel momento sono incazzato o sono ubriaco. E che cosa può succedere? Quindi c'è una grande responsabilità quando si raggiungono grandi numeri che bisogna imparare a gestire. E impari a gestirla anche banalmente per difenderti dalle richieste di danni come per diffamazione aggravata, ce ne sono state parecchie nel tempo, per fortuna la maggior parte di queste sono state archiviate. Impari anche a gestirti dalla lettura dei commenti. Impari molto dalla lettura dei commenti e impari poi nel tempo, è come imparare a camminare da bambini, si comincia che si traballa e si cade e poi nel tempo si arriva a correre, così è il mestiere del blogger, inizi che magari sei carico di indignazione e molto poco consapevole di come gestire queste informazioni, di come scrivere le cose anche perché siano più ragionevoli, più condivisibili, e poi pian pianino con l'esperienza, con il tempo, senza mai perdere la propria carica di innocenza, che è quello che distingue da un blogger, o la capacità e la voglia di ragionare al di fuori dello schema, perché senza questo diventi un banale, tra virgolette banale, ovviamente c'è chi lo fa benissimo, ma un banale giornalista da carta stampata. E pian pianino si riesce a diventare qualcosa di diverso, cioè si impara a camminare e si impara a correre, è un mestiere che si impara a fare nel tempo. No, no, ma io non voglio potere, sono un umile, anzi mi definisco il sub-regista Torelli, cioè il potere è della gente, io senza la gente non farei niente, per questo ormai faccio film finanziati dalle persone per le persone, io sono soltanto un mezzo, ma a parte che non mi sento, diciamo, così tanto potere, e penso che siano altri quelli che hanno realmente potere, però ammesso che io ce lo abbia, penso che di fare di tutto per utilizzarlo bene, per questo che i film che faccio oggi sono in qualche modo fatti per dare un messaggio d'amore. Perché se è vero che ho potere, mi piace utilizzarlo per creare un mondo migliore e far rendere conto alle persone, far riflettere le persone sul fatto che si può iniziare un percorso. O che comunque il percorso che stanno facendo può essere meraviglioso, basta soltanto rendersene conto e essere costanti. La vita è piena di difficoltà, è piena di momenti difficili, ma le difficoltà che abbiamo, che incontriamo, sono sfide che se ci capitano è perché siamo in qualche modo pronti a superare e dobbiamo avere la forza di farlo, di rialzarci e continuare con il sorriso a combattere, perché siamo qui per imparare, siamo qui per fare un percorso ed è meglio farlo col sorriso che in un altro modo. Quindi, secondo me, la vita è un dono meraviglioso e dobbiamo crederci. E mi fa piacere in qualche modo dare il mio contributo per far riflettere le persone di questi messaggi.